Cosa ci ha lasciato l'Università dei Napoli 2019? Subito dopo la sigla. Per ragionare ci vuole una mente fredda, una mente fresca, e quindi è giusto aver fatto in qualche modo, insomma, assestare la fine con la cerimonia di chiusura dell'Università di Napoli 2019 e provare a ragionare dopo una settimana su cosa appunto ci ha lasciato questa manifestazione sportiva, non solo a Napoli, ma in tutta la regione Campania. Si parla insomma di eredità che ci ha lasciato questo evento sportivo, un'eredità soprattutto per i giovani della regione Campania. Questo evento ci ha lasciato innanzitutto 58 impianti riqualificati, moderni, ristrutturati, di altissima qualità. Sono stati pensate, ristrutturati con 127 milioni dei 270 stanziati dalla regione Campania e sono stati messi a regime in 10 mesi. Questi impianti hanno avuto 300.000 spettatori presenti durante i 12 giorni della manifestazione. Certo, ci sono stati eventi più seguiti di altri, ma ad ogni modo la ginnastica, il nuoto, il record si è avuto per esempio per la Scandone con la finale del Sette Bello che ha battuto gli Stati Uniti per la medaglia d'oro, che poi quindi ha conquistato l'ultimo giorno degli eventi, proprio domenica 14 di luglio. Ma tanti altri sport hanno avuto i loro spettatori, sono davvero tanti. Pensate, 45.000 spettatori hanno avuto le gare di calcio per l'Universiade. E poi appunto il Palavesuvio, un vero e proprio gioiello, così come la Scandone, tra l'altro. Gioielli riconosciuti dal punto di vista anche critico di operatori internazionali che erano presenti alla manifestazione e che hanno cantato gli elogi di queste strutture, di questi impianti, riportati completamente alla luce. E non parliamo ovviamente dello Stadio San Paolo, che molti vedranno completamente nuovo solo con l'inizio del campionato, con le prime partite del Napoli, e magari, perché no, anche semplicemente con la prima partita casalinga del Napoli in Champions League. Pensate che spettacolo sarà quella giornata. Si pensa ora alla pista d'atletica, ma questo è tutto un altro caso, è tutta un'altra questione, ne parleremo a tempo debito. Insomma, questi 300.000 spettatori, che sono soprattutto campani, ma anche di altre regioni, che sono venuti casomai familiari di atleti, che sono venuti a vedere i loro rampolli gareggiare, magari a vincere, viste le tante medaglie che sono state conquistate dai nostri colori in questa manifestazione, hanno potuto capire che con impianti di questo tipo, insomma, il territorio si arricchisce. E c'è un futuro diverso per i giovani, soprattutto del territorio, che potranno usufruire in prima persona di quegli impianti. Soprattutto le 300.000 persone hanno potuto constatare che c'è anche una Campania, in questo caso una regione Campania, del saper fare, del saper far bene. Queste Universiadi ci hanno lasciato un record e picco d'ascolto per Rai 2 con la cerimonia di apertura, con 1,5 milioni di spettatori che così hanno potuto ammirare il nuovo stadio San Paolo e la bellezza comunque della cerimonia di apertura, ideata, pensata, insomma, in tutti i suoi aspetti dal geniale Marco Biasic. Ci ha lasciato con 750 tra giornalisti e fotografi provenienti da ben 53 paesi del mondo che hanno potuto immortalare non solo gli impianti, non solo anche la gente che assisteva alle manifestazioni sportive, ai singoli eventi, ai singoli tornei, ma anche in giro per la regione, le bellezze di quello che noi possediamo e che a volte dimentichiamo di avere. Ci ha lasciato la possibilità questa manifestazione, l'Università di Napoli 2019, per i tanti volontari che hanno partecipato e che a loro va un grandissimo grazie, in primo luogo, la possibilità per i più meritevoli, quelli che si sono maggiormente distinti, anche la possibilità di poter essere chiamati per altri eventi delle singole federazioni, per eventi internazionali, dove potranno loro dare nuovamente il loro apporto. E perché no, fino ad arrivare, visto che
ci sono alcuni diciottenni che si sono distinti in maniera ammirevole per questa manifestazione, fino ad arrivare alle Olimpiadi invernali del 2026, che sappiamo si tengono nel nord Italia, ma che avranno comunque la necessità di avere tanti ragazzi provenienti da ogni parte del nostro paese per cercare anche in quell'occasione di fare bella figura all'Italia. Cosa ci ha lasciato ancora l'Universiade Napoli 2019? Rispetto allo scorso anno, i commercianti hanno registrato il 20% in più di acquisti nel periodo dei saldi. In alcune zone del centro storico di Napoli si sono registrati il 200% di incassi in più rispetto allo scorso anno. Rispetto ancora allo scorso anno, si è registrato un 10% in più di ricavi per le strutture alberghiere, e soprattutto per le strutture alberghiere in tutta la città di Napoli. In queste due settimane sono stati registrati circa il 90% di occupazione delle camere. E poi permettetemi di sottolinearlo, essendo localizzati in più punti della città e anche della regione Campania, tutti gli atleti, tutti gli accompagnatori, anche i familiari degli atleti e degli accompagnatori, ovviamente tenendo conto dell'epicentro di tutto questo, che era nel porto di Napoli con le due navi da crociera che erano state messe a disposizione per gli atleti, comunque essendo disseminati in più punti e non in un unico villaggio come è sempre stato fino a Napoli 2019, sia per le Universiadi sia per le Olimpiadi, e chissà se questo non potrà essere poi un esempio per futuri eventi di questo tipo, che vengono chiamati eventi multidisciplinari, c'è stata una maggiore interazione di tutti i partecipanti con il territorio, con la gente, perché essendo disposti in più punti dovevano raggiungere i punti più belli, più blasonati, con dei mezzi, e attraversare così altre bellezze che altrimenti non sarebbero stati visti. Pensate soltanto se tutto il villaggio fosse stato ubicato in un'unica zona, per esempio come si pensava inizialmente alla mostra d'oltremare. Lì sarebbero stati concentrati tutti gli atleti, tutti gli accompagnatori in quell'unico punto. Non avrebbero visto probabilmente alcuni il centro storico, non avrebbero visto altre bellezze della regione Campania, come Caserta, come Salerno, come invece è successo. C'è stata quindi un'interazione sia con il territorio sia con la gente, e questo è molto positivo, perché l'onda lunga di tutta questa manifestazione si avrà soltanto a partire tra qualche anno, quando i giovani atleti vorranno ritornare, si spera, nella nostra Campania, a Napoli e in tutti i posti dove sono stati loro protagonisti di queste gare, con i loro familiari, con i loro fidanzati, con i loro mariti, mogli, eccetera. Quindi l'onda lunga di questo evento si avrà tra qualche anno. Perciò è molto importante quello che è accaduto con la dislocazione in vari punti degli atleti, degli accompagnatori, in modo tale che loro hanno potuto interagire meglio con il territorio e con la gente di Napoli, la gente della Campania. E ora giusto qualche cifra prima di chiudere. Agli oltre 6.000 atleti provenienti da 118 paesi del mondo, pensate, sono stati distribuiti 30.000 kg di frutta, 600.000 litri d'acqua, 46.000 barrette energetiche, sono stati distribuiti 150.000 pasti e 450 atleti sono stati curati presso le strutture ospedaliere della nostra regione. C'è ovviamente qualche lato negativo di tutto questo. Innanzitutto, e dedicai proprio una puntata a questo fatto, la mancata partecipazione del sindaco di Napoli De Magistris alla conferenza stampa di apertura dell'Universiade certamente non è stata una bella immagine per Napoli e per il sindaco, il primo cittadino napoletano. Un altro lato negativo è stato il caos del traffico, soprattutto nei giorni proprio precedenti l'inizio dell'evento e nei 1-2 giorni successivi proprio all'inizio dell'evento. Poi probabilmente i napoletani hanno capito che bisognava forse non prendere l'auto
quando non era il caso di prenderla. Anche il piano traffico è stato ritarato in maniera diversa, i vigili urbani, la polizia urbana, soprattutto a Napoli, ha funzionato meglio, anche se ancora un lato negativo sono state le corsie preferenziali che molto spesso erano proprio preferite dai napoletani per viaggiare più velocemente in città. E poi forse l'assoluto dato negativo di questa Università di Napoli 2019 è stato il silenzio, si dice assordante, è così, dei media nazionali sull'evento. Nessuna prima pagina su quanto accadeva a Napoli e in tutta la regione Campania, anche semplicemente per un applauso, per come veniva gestito l'evento, per come poi è stato gestito l'evento. È stato una sorta di silenzio dei media nazionali davvero negativo. Cosa diversa invece è accaduto in altri paesi del mondo, dove è stato dato spazio ovviamente agli eventi sportivi che in quei 12 giorni sono stati fatti a Napoli e in Campania. E quindi grazie al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che ebbe la scintilla, l'idea di candidare Napoli e la regione Campania per l'Università di 2019 dopo la rinuncia di Brasilia. Grazie ancora al presidente De Luca per aver tenuto duro quando il CONI nazionale e il governo si sono tirati indietro per, diciamo, organizzare l'evento, e grazie ancora al presidente De Luca perché ha messo i soldi di tutti noi campani per far sì che l'evento funzionasse, che tutto andasse bene. 270 milioni di euro messi dalla regione Campania proprio per l'evento. E ancora grazie invece a Gianluca Basile, il commissario, che ha fatto sì che queste idee, questa genialata del governatore De Luca potesse camminare, potesse poi realizzarsi, ovviamente districandosi nel mare magnum della burocrazia, ma tenendo ben dritto l'occhio e la vista sull'efficienza, sulla trasparenza. Grazie quindi a Basile. E ora, visto che la Regione Campania ha dimostrato di saper fare e quindi un'istituzione che merita i nostri elogi, visto anche che l'Università di Napoli 2019 è finita, e quindi parafrasando un po' a quello che avviene per una gara sportiva, alla Regione Campania diamo una medaglia d'oro, ora cosa accade? Questi impianti ristrutturati, moderni, all'avanguardia, sono il lascito di questo evento ai singoli comuni dove questi impianti sussistono. Ora sono questi singoli comuni, in primo luogo per esempio quello di Napoli, a dover fare la loro parte. Sono i singoli comuni dei 58 impianti ristrutturati, riqualificati e riammodernati a dover fare, insomma, la loro parte fino in fondo. A domani.